nuove risorse e nuovi strumenti per aiutare le piccole e medie imprese dell'Alto Milanese nello sforzo di aprirsi alle opportunità sui mercati internazionali. È stato presentato a Legnano l'accordo tra Intesa San Paolo e la sezione locale della piccola impresa di Confindustria, che orienta nel roadshow di presentazione dello stesso accordo su scala nazionale. Alessandro Doria, direttore regionale Milano e Provincia di Intesa San Paolo, elenca i numeri dell'impegno dell'istituto bancario. A livello nazionale, Intesa San Paolo ha messo a disposizione 10 miliardi di euro. Di questi 10 miliardi di euro, 2 miliardi e 600 milioni è la cifra che Intesa San Paolo ha messo a disposizione della direzione regionale di Milano Città e Provincia, e ovviamente su Legnano, dove noi abbiamo una presenza molto forte e molto radicata, crediamo di poter destinare una cifra altrettanto significativa di 500 milioni. A fare da padrone di casa il vicepresidente del gruppo Piccola Impresa di Confindustria, Daniele Barbone, che parla di un rapporto strategico con gli istituti di credito. Conoscere reciprocamente le esigenze da un lato e dall'altra le opportunità che le banche possono dare al nostro tessuto imprenditoriale è senza dubbio un momento importante dal nostro punto di vista. Focus dell'incontro legnanese e dell'accordo siglato è l'apertura delle PMI al mercato internazionale, un'apertura che Intesa San Paolo intende accompagnare anche attraverso strumenti di analisi delle situazioni e non solo di finanziamento. Stiamo cercando attraverso questo accordo di supportare le imprese in una fase molto delicata, sicuramente di uscita dalla crisi, ma in cui è necessario continuare ad investire sul tema dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, e l'accordo va esattamente in questa direzione. Con lo scopo di fare da volano alle imprese dell'Alto Milanese, sfruttando anche le opportunità del momento, come spiega Monica Cristianelli, responsabile internazionalizzazione imprese per Intesa San Paolo. Un volano che si è innescato e che ci auguriamo anche con tutti gli eventi che si stanno consumando in questo momento, grazie ad Expo, possano supportare le imprese di tutti i giorni.